il battere. Allarga un po' il campo. Troppo. Senti Paolo, come... Dimmi Adriano. Tu conosci le parole del mondo di Mi Settima? Certo che la conosco. E il mondo Mi Settima è quella del 1966, se non sbaglio. Sì. Quando abbiamo perso con la Corea, ti ricordi Adriano? Perché eravamo in guerra. Ma eravamo in guerra, l'Italia, la nazionale di calcio, ha perso contro la Corea, non ti ricordi più? Ah sì. Comunque... Sì, ma le parole come fanno? Le parole fanno così, prendo il giornale e leggo che... Di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo. Questo capolavoro sospeso nel cielo. Ma... Nel secolo XIX, disse la Beata Vergine, verrà un presidente veramente cristiano. Si chiamava Gabriel García Moreno, il quale fu ucciso dinanzi alla cattedrale di Quito da un sicario assoldato dalla massoneria. Quando è maggioranza fa la democrazia, quando è minoranza usa la violenza, cioè la violenza dappertutto. E gran parte del male del mondo e anche del male all'interno della Chiesa è dovuto alla massoneria. Noi lo dobbiamo dire senza timore, anche se forse non faremo carriera, ma la gloria che ci aspettiamo, come diceva Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Buono, la gloria che ci aspettiamo è tutta interiore, è tutta dall'assù, dal paradiso. Sì, adesso mi ricordo. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Leggo che sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame. Ai ai ai, 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 questa terra è il monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un mondo in più, si divorano i romanzi con i tizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. Perché penso davvero che gli esseri umani potrebbero evolversi per vivere molto più a lungo, o la maggior parte delle creature potrebbe vivere molto più a lungo, ma con il tempo l'evoluzione come persone, anche l'evoluzione ha trovato che è meglio per gli organismi avere una vita finita e che la morte porta essenzialmente al rinnovamento. Cosa diventeremo? Sì, tipo quando?
fra 25 anni, cioè, dovrebbe, cosa sarebbe? Beh, assumendo che la civiltà esista ancora, mi sembra fragile ora. Penso che tra 25 anni potremmo avere un'interfaccia cerebrale. Interfaccia completa. Cerebrale. Qualcosa di abbastanza simile. Sì. In che modo? Come definisci? Cosa intendi per interfaccia cerebrale? È come se quasi tutti i neuroni fossero connessi a una sorta di estensione AI di te stesso, se vuoi. Estensione AI di te stesso. Sì. No, ragazzi, staremmo freschi se veramente succedessero tutte queste cose. Poi lo sapete anche voi, no? I giornali esagerano sempre un po'. E poi, se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo se noi daremo una mano a chi ha più bisogno. Ci sarà solo amore, solo amore. Ba da 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 ba